Tornando al tema dei grani, quello che ti chiedo, Giuseppe, è almeno citare alcune specie, alcune cultivar siciliane che sono appunto dei grani antichi che tu ci potrai indicare. Allora, la Sicilia, grazie anche alla sua disomogeneità di territorio, dove c'è la pianura, la collina, l'alta montagna, l'alta collina, le coste, le zone quindi vicino al mare, le zone interne, simile, la nostra non è un'isola così, è un continente dove troviamo molti elementi, ha permesso alla Sicilia di far sviluppare e selezionare tante specie, tante varietà di frumento. Siamo la regione che ha la biodiversità più grande, il patrimonio di biodiversità più grande d'Italia e uno dei più importanti del Mediterraneo. Per fortuna c'è anche un istituto come la Stazione Sperimentale di Granicoltura che nasce nel 1927 che ha conservato fino ad oggi tutte 49 le varietà di frumento che la Sicilia ha ritrovato in Sicilia, di cui 45 sono di frumento duro e 4 sono delle varietà di grano tenero. Ed è un patrimonio enorme, perché se consideriamo che la Sardegna ne avrà 3 di frumenti, la Toscana un paio, le altre regioni si contendono fra 2-3 varietà di frumento, dichiarando che questo è mio, no, questo è mio, non è tuo, ma ce l'abbiamo avuto noi dal 1950, che poi niente, noi abbiamo varietà che già venivano citate da Goethe quando fece il suo viaggio in Sicilia, o da due monaci quando scrissero la loro opera e disegnarono, per esempio, e citarono la Timilia, che è un frumento che ha una versatilità quasi assurda, perché se noi vogliamo fare dei biscotti dobbiamo prendere la farina che viene dal grano tenero, se vogliamo fare il pane o utilizziamo farina di grano tenero o facciamo una miscela con la semola di grano duro o lo facciamo solo di semola rimacinata di grano duro. Se vogliamo fare la pasta dobbiamo rivolgersi solamente alla semola. Con la Timilia, che è un frumento di forza particolarissimo, noi possiamo farci tutto, dalla briochina al dolce, al grissino, alla crostatina, al pane, alla pasta integrale o solamente di semola. E questo è uno dei frumenti più importanti. Poi abbiamo il frumento più antico, che è stato dichiarato essere il più antico, che scientificamente si chiama farro lungo, da farro longo, o Schatzavesatz per Chasac, ma ha ricevuto anche nomi come 700 anni, per dire che era molto antico, oppure vince a tutti. La stessa Timilia, di zona in zona cambia anche il modo di pronunciare la parola, la Timilia diventa Tummenia o Timmenia, Timinè, Ciminia, cioè, e ci racconta anche un po' la storia di quello che è la nostra regione. Un ottimo grano tenero che c'è in Sicilia e che oggi rimane quasi negli chef più grandi e più informati, che sanno cos'è la Maiorca, rimane come un qualcosa di fantastico e perduto, come nei sogni. E quando gli chef trovano la Maiorca che siamo riusciti a portare negli espositori, dicono: no, non è possibile, abbiamo resuscitato, come se avessimo resuscitato un dinosauro, che è il grano tenero per eccellenza. Nelle ricette non veniva scritto mezzo chilo di grano tenero o di farina di grano tenero, ma c'era scritto mezzo chilo di farina Maiorca. E la Maiorca è per eccellenza. Poi esiste il maiorcone, la cuccitta. Ma anche i dolci, dicevo, questa farina portata a fare il dolce, certo, perché è una certo, il grano tenero è... Io l'ho usata pure, ho visto però io ho fatto pure il salato ed ho fatto i pitoni. Ah, sì, esatto, una variante, visto? Una variante. La terremo in considerazione. E veramente mi sono venuti molto più dolce, leggeri come pasta. Sì, molto leggeri, perché io non metto il lievito nei pitoni, veramente. Li lavoro molto, l'ho fatto una volta con la farina di maiale.
quando eravamo a Milano.